Anche la parrocchia di Cristo Re, col parroco padre Liborio Franzù, coadiuvato dal diacono Pierenzo Costanzo, ha concluso qualche giorno fa il Greste 2023, che ha registrato la presenza di tanti ragazzi e bimbi che sono stati attentamente seguiti dagli animatori e educatori che hanno profuso tanto impegno prodigandosi alla buona riuscita dell'evento. Sono stati momenti di aggregazione in cui hanno trovato spazio il vago, divertimento, formazione e preghiera. È stato un periodo particolarmente intenso che si è concluso sabato scorso con la celebrazione del serale messa celebrata da padre Franciù e successivamente proseguita con l'inaugurazione della mostra allestita nell'attiguo oratorio parrocchiale e poi nel campetto con l'animazione della serata con canti e danze in cui bambini e ragazzi ed animatori sono apparsi gioiosi e soddisfatti. È stato un periodo programmato e da loro anche atteso, durante il quale il parroco li ha anche seguiti attentamente e amorevolmente, verificando costantemente l'andamento del Greste in tutti i suoi aspetti. Continua adesso l'impegno del quotidiano ministero pastorale del parroco Franciù, a cui è auspicabile, non dovrebbe mai mancare l'attiva collaborazione delle famiglie finalizzata alla sana crescita sociale del territorio. Del Greste parrocchiale. Avere il coraggio di non ammassificarci a trovare
e per il coraggio di andare contro corrente, rimanendo originale nel nostro essere, nell'incontro con il Signore, per non diventare fotocopie l'una dell'altra, ecco la tematica del testo. E poi vogliamo ringraziare il Signore per tutto quello che abbiamo sperimentato, per tutto quello che abbiamo dato con mano, anche l'amarezza del cuore, la gioia, la bellezza del nostro essere a questi anni, così nella differenza di ognuno di noi, ma insieme a tutti, creare un'unità reale. Vogliamo pregare per questa nostra comunità parrocchiale, per le famiglie, per i giovani, per gli ammalati, per coloro che si raccomandano alle nostre preghiere. Affidiamo anche i nostri cari defunti. Tra gli adulti ricordiamo questi fratelli, Frangiamore e Salvatrice, Buona Donna Graziella, Profita Piero e Alessia Antonina, Arnone Tiziana, Virtuore e Sabina Lina. Questi fratelli tutti nostri cari affidiamo alla misericordia. Thank you.
Mosè della fede, con la testimonianza di Mosè e di Elia, i nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli. Fa che ascoltando la parola del tuo amato figlio diventiamo coerenti nella sua gloria. Egli è figlio di la regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Siamo stati testimoni oculari della sua.
La verità
che si trasforma. Benissimo, qualcosa che si trasforma. Ma in questo caso chi si trasforma? Padre mio, ma chi è che si è trasformato? Gesù. Gesù si è trasformato. Gesù dice il testo sacro, le sue vesti sono diventate bianche come la neve, che nessun lavandaio sulla terra poteva prendere quelle vesti così bianche. Ecco il bianco di cui parlava l'Italia. Fratelli e sorelle, la trasfigurazione, in dei conti, è l'anticipazione della risurrezione. E fortunato Pietro, Giacomo e Giovanni, che hanno visto con i loro occhi qualcosa di insolito, mai accaduto sulla terra, che Gesù, uomo e Dio, si è trasfigurato, le sue vesti sono diventate così bianche, fino al punto che a un certo punto accanto a Gesù spuntano due figure, Mosè e Elia, l'Antico Testamento che incontra nella persona di Gesù il Nuovo Testamento, la profezia che diventa in Cristo Gesù concretezza, attualizzazione. Vedete, tutto questo ci fa capire allora che noi cristiani, anche quando veniamo in messa, dobbiamo nutrirci della parola di Dio, entrare in questo mistero di Dio per viverlo nella nostra vita. Perché vedete, appena ci viene da questa chiesa, anche noi abbiamo partecipato alla trasfigurazione di Gesù. E come? Come che abbiamo partecipato alla trasfigurazione di Gesù? Nella messa. E che avviene nella messa? Il pane e il vino si trasforma, non sono più pane e vino, ma diventano il corpo e il sangue di Gesù. Vedete, anche noi siamo fortunati, anche se con i nostri occhi non vediamo completamente il pane che si trasforma in carne e il vino che si trasforma in sangue. Ma la fede ci dice che il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Gesù. E in questo momento questa chiesa diventa il mondo eterno, il mondo dove Gesù si fa sicuro, il mondo dove noi siamo messi in ascolto dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Ma c'è un passaggio su cui voglio soffermarmi un attimo. Quando a un certo punto Pietro, vedendo la figura di Elia, la figura di Mosè accanto a Gesù, lui non sa più quello che dire. Vedete? Umanamente lui dice: è bello per noi restare qui, facciamo per te, ma per te una percussione per Elia. Io ti pongo una domanda, la pongo a me come sacerdote, ma di così di rilievo per rivolta a tutti, ma quando noi siamo in chiesa siamo così curiosi di stare in chiesa? Vedete questa domanda? Pietro dice: è bello per noi restare qui, ma tante volte la messa per noi diventa una cosa sanguinosa, perché su parliamo allora la legge da aprire in ambito di gente. E non è più la gioia, solo la mentella, mi pare che fu un mondo. E dove sta il mondo noi sì? E quando i nostri compagni da banda nulla avvenuto,
Signore, sì. Vede, tutto questo ci deve portare a quello che avviene sul Monte Tabor. A un certo punto, quando Pietro, Giacomo e Giovanni vedono queste due figure e il Cristo trasfigurato, sentono una voce dal cielo che dice: questo è il figlio mio, amato, e lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltate. Fratello e sorelle, mi fermo solamente su questo verbo: ascoltate. Perché quando noi ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, tutte le nostre preoccupazioni, le nostre idee sbagliate, errate, sul mistero di Dio, cadono. Perché l'ascolto mi porta ad aprire il cuore a Dio, a fare esperienza di Dio, a entrare pienamente in intimità con il Signore di questo figlio di Dio venuto sulla terra, che rimane Dio, ma nell'umanità di tutti noi. Cristo è uomo e Dio, e lui come uomo fa capire a tutti noi che non dobbiamo fermarci a quella che è la dimensione umana, ad andare oltre la dimensione umana, perché con gli occhi del corpo noi vediamo realtà limitate, ma con gli occhi della fede noi vediamo realtà alte, trascendenti, belle, dove questa esperienza ci deve portare all'obbedienza a Dio, all'obbedienza alla sua parola, a sperimentare nostra vita quell'amore che Dio ha per tutti noi, inviando sulla terra il figlio suo Gesù, assumendo un corpo come noi e morendo sulla croce per noi, per salvarci. Ecco, tutto questo ci deve portare, alla luce della parola ascoltata, ad una parolina, un piccolo verbo, conversione. Questa conversione che vuol dire prima di tutto un cambiamento di vita, questa conversione che vuol dire aprire il proprio cuore alla parola del Signore e al Signore stesso, quella conversione che ci deve portare a volte anche a fare inversione di marcia nei percorsi che ognuno di noi compie quando si accorge di aver sbagliato. Perché se continuiamo sempre ad andare avanti, non arriveremo mai alla meta, pur sapendo che veramente è sbagliata. Ma la conversione viene proprio sollecitata, illuminata dallo Spirito, ci deve aiutare a prendere consapevolezza della nostra vita e a ritornare indietro, a rimetterci sui passi di Dio, a camminare nelle strade che Dio ci traccia per mezzo di Cristo. Ecco la conversione, quella realtà che ha portato Pietro, Giacomo e Giovanni non più a ragionare, facciamo per prendere, rimaniamo su questo mondo, ma a scendere dal mondo e ritornare nella quotidianità di ogni giorno, nella realtà di ogni giorno, per annunciare quell'esperienza che loro avevano fatto sul mondo. Pietro lo dice nella seconda. Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari. Vedete, fratello e sorelle, noi venendo a Messa siamo testimoni oculari di che cosa? Di questo mistero di Dio che ancora oggi nella celebrazione eucaristica diventa presente nel suo corpo, nel suo sangue, per la nostra salvezza. Termino proprio alla luce di quanto parla di scrivere, perché il tema anche del testo di quest'anno l'abbiamo tratto dagli scritti di Carlo Baptista. Scrive così questo giovane quindicenne: la conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l'alto. Basta un semplice movimento degli occhi e allora sì che si sperimenterà la felicità, la gioia, si sperimenterà quella bellezza che è Dio in questo suo essere trasfigurato, in questo
attraverso il suo dirci a noi è il compimento di quello che Mosè ed Elia hanno detto nei tempi antichi. E allora il professore, per essere cristiani oggi non è perché siamo scritti in nome di Gesù o perché facciamo i sacramenti. Essere cristiani oggi è un cammino di conversione, questa conversione che ci deve portare sempre a guardare in alto e a metterci dietro i passi che Cristo Gesù ci indica e che ci esorta a percorrere dietro di noi. Salutato Gesù. Per l'impegno che deve rendere forte.
per le tutte ricordiamo che si pretende con il amore salvatrice, con la donna che segno, profita Pietro e Alessia Antonina, al nome Viziana, Melchiorre e Sardinia. Questi fratelli tutti nostri cari chiediamo la misericordia di Dio, perché il Signore li ha detto nella liturgia del cielo. Padre buono, ascolta la nostra preghiera e rende luminosa la nostra vita perché sia sempre trasparente del regno di amore che vuole donare a tutti i tuoi figli e figli per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi ai testimoni da me prescelti, egli per la sua donna e nella sua umanità in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e per annunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che è qui fu seduto sopra. E noi uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza sacrificio.
Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Thank you.
con l'aiuto della tua misericordia mi prendi sempre in piedi da peccato e sicuramente da ogni cruciamento. Nell'altezza che si compie la beata speranza e vede il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che vede i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli di un Dio che ci ama e ci vuole tanto bene, scambiamoci il dono della pace.
all'epoca dell'oratorio Carlo Acutis, dove tutti i lavoretti che quest'anno i ragazzi hanno realizzato, sono realizzate una marea di cose, grazie alla attenzione degli animatori, di Pietra, Sonia e Cervina, anche Rosalia, Francesca, tante idee, perché abbiamo annullato il resto di qualche giorno, quindi 3 settimane di resto, sono stati intensi, però formativi. È lo spirito che ci eravamo fissati all'inizio, è quello di raggiungere insieme gli obiettivi, è quello di saper stare insieme, senza rivalità, senza competizione brutta, la persona è bella, ma aiutandoci in unità. E questa mattina con i ragazzi abbiamo gli animatori, qualche ragazzo più grande del resto, abbiamo preparato la mostra, tutti i lavoretti, i giorni, preghiere, che i ragazzi hanno realizzato in queste 3 settimane. E vi devo dire, un lavoro bellissimo, forse la prima volta, almeno come padre, la prima volta che si riesce a realizzare qualcosa di bello, qualcosa che rimane, qualcosa che tutti possono godere, vedere con mano e anche toccare. È una gloria a Dio, grazie a Dio, e a dare come un profeta. Poi i lavoratori ci sposteremo al campetto, dove sarà data la visita generale di tutti i puntelli, confesse la caccia del suo di ieri, più i punteggi della polizia del Stato. Questo lo devo dire, lo dico. Vedere i massimi con i bastoni e volte a dire le strade, non posso raccapare tanto mai, io lo posso, però è bene, questo ci fa capire la maturità dei giovani che noi abbiamo, sono ragazzi, lo dicevo ieri, belle e preziose davanti agli occhi di Dio, e tutti dobbiamo essere belle e preziose davanti agli occhi di Dio, aiutandoci, sostenendoci, incoraggiandoci, evitare la zizzania, a buon intenditore qualche parola, evitare la zizzania per distruggere quello che di bello si sta creando in questo tempo, perché si parla assai e non si conclude niente, lo sto dicendo con sì, un po' di amaro nel cuore, ma noi andiamo sempre avanti per la gloria di Dio, per la crescita di questi ragazzi e per nessuno ragazzi rimane un migliaio usciato sbagliato. E dobbiamo pregarsi a questo, perché è il futuro della società, è il futuro della comunità, è il futuro di tutta la comunità di Sussurro. La sera qui, magari per conoscenza, si raggiungono 240 ragazzi la sera alle 10, qui facciamo la preghiera, il momento di meditazione e poi il gioco del campetto nell'oratorio. Questi sono piccoli segni della grazia di Dio che sono in Cristo. E non sono solo i ragazzi di Cristo, sono tutti i ragazzi di Cristo, i ragazzi che non sono piaciuti a sbagliare. E dobbiamo incoraggiare quei ragazzi. Poi dopo la prevenzione dal campetto scenderemo su, ci sarà un ripresto, ci sarà delle serate dell'anno, non so come si chiama, non ci sarà questo momento ancora di condivisione di questo. Il Signore sia con voi. Inizio del capo per la benedizione.
Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua benedizione. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Ricordi di bene, speranza e carità, perché sia libera di opere buone la vostra vita del regno e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi e sulle vostre famiglie rimanga sempre. Adesso grazie a voi, vi chiedete voi per squadra. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va.